Soddisfatto di questo pareggio? Sì, sono abbastanza soddisfatto, anche se probabilmente con un po' di cattiveria di convinzione in più si poteva anche pensare di vincerla questa partita, però i ragazzi hanno espresso ancora una volta una buona attitudine, hanno fatto una buona performance, direi che recuperare un risultato almeno non è facile e soprattutto avere ancora la voglia, la volontà, lo spirito di andare a conquistarsi i tre punti, concedendo magari a loro la sua ripartenza qualcosa, ma direi che concedere a una squadra importante come Milan queste situazioni di gioco vuol dire che indubbiamente il Parma ha fatto una buona gara. Gallop era il superstite del centrocampo rinnovato e ha avuto la soddisfazione del gol, ma molto bene mi pare anche gli altri due, Ninis e Musacci. Sì, sono stati bravi sia Ninis che Musacci, hanno fatto un'ottima prestazione. Due giocatori che sono entrati per la prima volta dal primo minuto, anche se Ninis aveva già giocato spezzoni di gara, Musacci no, e devo dire che la sua impronta nella gara è stata estremamente positiva e sono felice per lui. Il Parma chiude la settimana con tre pareggi, che impressione rimane, mister? Niente, di tre partite comunque giocate con la voglia e lo spirito giusto di giocarsela contro avversari importanti come la Fiorentina, come il Genoa e come il Milan, e quindi questo credo che debba essere valutato assolutamente in maniera positiva, con la coscienza che si può e si deve ancora migliorare. Il Milan invece che impressione fa, visto che ieri aveva parlato di squadra ferita, ha avuto la stessa sensazione dal campo? Squadra finita? Ferita. Finita mi sembrava un po' eccessivo. Sono quelle squadre che forse quando riescono ad andare in vantaggio ti danno la sensazione di che sia difficile riagguantarle, e in questo momento probabilmente qualche problemino in più che il Milan ha ti concede, anche se poi abbiamo fatto gol su un calcio piazzato, però siamo ripartiti bene tante volte e con un pizzico di lucidità in più potevamo anche ferirla definitivamente. Paradossalmente il Parma sembra essere cresciuto nel secondo tempo, nonostante invece si pensasse ad un calo di condizione, magari anche d'attenzione, visti i tre impegni negli ultimi 8 giorni. Ma i tre impegni ce li hanno tutti e quindi si gioca tutti alla pari in questo senso, poi magari ci sono squadre che hanno la possibilità o il materiale umano anche che consente più cambi, però devo dire che il problema non è assolutamente fisico, perché abbiamo dimostrato che fisicamente stiamo bene, forse è proprio quell'atteggiamento che a volte è un po' troppo timoroso nei confronti di squadre che indossano una casacca importante come può essere quella del Milan, allora quello magari ti fa tirare qualche freno di troppo, invece bisogna sapersi un attimino scrollare di dosso questo, lasciarsi andare di più e crederci. Ha parlato di cambi, sembrano essere entrati davvero bene in partita i tre giocatori che sono subentrati nella ripresa, in particolar modo Biabiani. Beh, Biabiani, anche gli altri, sia Belfodil che non stava benissimo perché aveva preso una botta a Marassi e questo non gli ha consentito di essere dalla partita dall'inizio, però ha fatto bene anche lui, ha messo in pressione la difesa, così come ha fatto bene Parolo che si è messo in una posizione del campo che non era sua ideale, che però ha fatto in maniera giusta e con lucidità, quindi sono contento perché i giocatori che subentrano devono dare questo tipo di impatto e di impronta alla gara, altrimenti fare delle sostituzioni pensando che entrano giocatori che danno meno di quelli che ci sono stati prima sarebbe un assurdo. Altra squadra in forma da affrontare dopo la Fiorentina, Super Napoli e Juventus, è anche il Catania, e l'affronterete proprio dopo la gara. Quindi siamo curiosi di andare là e di affrontare un'altra squadra che sta facendo molto bene. E sappiamo che non sarà facile, dobbiamo prepararci al meglio e togliere quei piccoli difetti che ancora abbiamo in certe occasioni, che però insomma rientrano nella logica delle cose considerato che siamo solo nella prima fase del campionato. Ok, grazie. Arrivederci. Grazie. Buonasera.